Mi chiedete se amo questa terra. Io amo questa terra, ma credo anche all'amore che sconfina nel disprezzo. L'amore e l'odio, una sola maschera. All'opposto, una ferale indifferenza chiude gli occhi sulle tragedie dell'uomo del mio tempo. Quando si ama davvero, il sentimento tradito, la paura della perdita, induce ferinità e sofferenza. Si ama e si odia nel malessere di un istante inseparabile, ma per Dio sei vivo. Questo dissidio abbraccia l'amore per la mia terra, che per deriva abbraccia il mondo e i suoi guasti. Ed io, individuo globalizzato, ne patisco le sciagure, ne subisco i destini, le contraddizioni, e non posso che indignarmi. Vedere il paese che amo tradito nelle sue aspettative sociali dalla mia stessa generazione mi fa disperare. Ma non rinuncio alla consapevole utopia di progettare e immaginare dopo la catarsi un umanesimo nuovo. Questo per me significa edificare il sogno, costruire dalle macerie dell'odio e chiedere rispetto per la terra che si ama, o affidare per esempio a queste pietre così dure da scolpire, così riottose a svelare la loro anima, il compito di farsi medium tra l'individuo e il mondo. Ogni tanto, per riposare un po', guardo questo paesaggio che scolora in un mare forse troppo lontano. Da qui, talvolta sono partito, ma il richiamo di quello che vedi mi ha riportato qui, dove riconosco ogni sasso, ogni arbusto segnato dal mio coltello, nella solitudine di servo pastore di me, adolescente circondato solo da pecore e cani e spazi immensi, dove ogni giorno, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, anno dopo anno, nel fango dell'inverno, nella siccità dell'estate, ho avuto il tempo di pensare, di costruire un sogno che dopo 40 anni non finisco mai di sognare. L'arte mi ha sottratto ad una vita di stenti, mi ha salvato, l'arte mi ha liberato. Ogni uomo che produce è potenzialmente un artista. Già Rimbaud, Novalis e non ultimo Boyce lo predicano incessantemente da oltre un secolo. L'arte è ormai da tempo aperta a tutti i linguaggi della sperimentazione. Ogni forma è possibile, se ogni forma è imprescindibile al suo contenuto. E tanto mi basta. Questo è il mio museo grembo, il mio utero, la mia opera omnia. Qui ho chiuso la quintessenza del mio lavoro, la mia concezione e condizione di uomo. Lo spazio ottagonale vive di questa circolarità chiusa che ritorna in se stessa rigenerandosi. Qui, contenitore e contenuto, museo e opere si compenetrano come la scala che ascende alla luce o la cripta scavata sull'asse che si mescola alla terra sulla quale è stata edificata. In quel punto preciso, quella piccola domosfera costellata attende da anni, paziente. Si attende la mia cenere e la mia ombra, il mio ritorno al tempo fissato. Ci sono architetture che debbono tutto al luogo in cui sono state edificate. Così questo teatro, posto su un'altura che domina la valle del Maasil, a volo di nibbio sulla soglia del precipizio. La cavea, ideata come un frammento di specchio, riflette un lembo di cielo, la costellazione di Andromeda. Si dice che in un tempo lontanissimo la Via Lattea e la galassia M31 si fonderanno in una sola entità. Il mio teatro anticipa nel tempo e nello spazio l'evento e si conforma alla volontà ultima della creazione. L'ingresso al teatro è chiuso da una porta in ferro ossidata. Ruota su se stessa sull'asse est-ovest, scorre come il giorno e la notte. L'arte non è nata con l'uomo,
I primi segnali di creatività sono incisi su ossi e risalgono a circa 40.000 anni fa. Ma l'arte, oggi come allora, risponde alle stesse paure dell'amigdala e si nutre di sostanze non classificate. Questa cicatrice dell'arte risale alla primordiale lotta dell'uomo e la natura. Esorcizzare il trauma è ancora un rimedio maestro della creatività. Vi racconto per esempio come rinunciai alla statuaria. Accadde un giorno in cui in un documentario televisivo ho scoperto quel che rimane di un uomo, l'uomo di Hiroshima, dopo l'esplosione nucleare. Solo un'ombra a macchiare di fumo uno scalino di pietra. Quell'ombra appena visibile, senza sangue, senza indizi per poter dire è un uomo. Sconvolse la mia coscienza e mi rese consapevole che niente poteva essere come prima, nemmeno l'arte, ormai uccisa e disintegrata nella sua essenza formale, destinata alla sparizione prima della sparizione stessa dell'uomo. Da quel momento ho capito di dover dare voce a molte ombre. E tanto mi basta. L'arte... Sì, l'arte rimane per me una difesa alle offese della vita, un atto incondizionato di libertà. L'arte è un mezzo per decifrare il mio tempo, l'arte è un atto di tenerezza. Il primo atto del creare è il pensiero critico. Soltanto questo primo passo può condurci fuori dalle nostre clausure, oltre ogni limite.